Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, Nina Mori è nata il 22 luglio 1976 a Zagabria nella Repubblica Jugoslava di Croazia. Figlia di un matematico e di un economista, intraprende gli studi di giurisprudenza che però non porta a termine. È stata lanciata dal concorso per aspiranti Top Model Look of the Year nel 1996, grazie al quale inizia la carriera di modella, iniziando a calcare importanti passerelle in giro per il mondo e soprattutto partecipando a diverse campagne pubblicitarie, in primis per lingerie. Si trasferisce poi per lavoro a Milano, dove durante i casting per modelle nella settimana della moda donna, viene notata dallo stilista Gianni Versace, che la vuole fra le sue modelle. Sarà lui a lanciarla definitivamente nel mercato delle modelle di quegli anni, donandole l'apice della visibilità. Nina Morik, in ospedale per un intervento chirurgico. La showgirl 46enne, ex di Fabrizio Corona, pubblica una storia in cui racconta: «Mi hanno operato e salvato la vita, ma ci sono conseguenze». Qualche giorno fa aveva pubblicato un'immagine dal lettino di una clinica, ma anche ora non specifica di cosa si è trattato. Poi ringrazia un'equipe medica dell'Humanitas di Rozzano. «A volte i miracoli sono persone buone, con cuori gentili. Grazie». Qualche giorno fa il primo messaggio allarmante, sui social di Nina Morik. La modella croata compare stesa in un lettino d'ospedale e in un misterioso post scrive: «Anche nell'ora più buia della vita, un po' di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore». Poi il ringraziamento ai medici. E i fan sono rimasti con il fiato sospeso: «Ho avuto questo malessere». Nina Morik ritorna sui social, e in una storia cerca di spiegare qualcosa di più sul suo stato di salute senza però entrare troppo nei particolari. «Diciamo che non è stato un periodo facile», dice la croata. «Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all'equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito. Mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita».